Il verde non deve essere un problema, ma deve rappresentare anche l'immagine della città. Attraverso queste attrezzature che prima non avevamo, aggiungendo anche tre nuovi operai attraverso gli LSU, noi riusciremo a mantenere, come avete visto stamattina, il verde in maniera accettabile, in particolar modo sul parco fluviale che deve diventare una risorsa, è lo specchietto della città, ma anche su quelle aree in piano, in particolar modo i parchi gioco, dove voi sapete benissimo che i bambini sono gli unici spazi che hanno a disposizione. E non si poteva entrare la mattina a scaricare, come voi vedete qui stanno facendo delle potature, una volta riempiti i porterini praticamente loro dovrebbero scaricare, se non possono scaricare è evidente che bisogna fermarsi. Abbiamo iniziato interlocuzione con la TEAM, ci hanno spiegato che la mattina non potevano entrare perché c'erano interferenze sui luoghi di lavoro e quindi un problema legato alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Allora diciamo che io ho proposto di poter metterci a disposizione un container nel nostro magazzino in via Orto Agrario, questa mattina ci sarà la consegna, questo ci permetterà ai nostri operai di non fermarsi perché non possono più scaricare, ma scaricheranno nel container, e nello stesso tempo con questa operazione semplice noi abbiamo recuperate tantissime ore lavoro che prima magari non si potevano sfruttare, quindi attraverso i mezzi, attraverso la concessione di questo container noi durante l'anno avremo molte ore in più a disposizione per la cura del verde con i nostri operai.